parte ufficialmente il calciomercato per le squadre professionistiche. Il mercato di gennaio, come sempre, è l'occasione ideale per puntellare e migliorare le rose. La Fidelis Andria ha due obiettivi: sfoltire la rosa attuale e l'organico inizialmente composto per far giocare il team con il 4-2-4-4-2-3-1, moduli che mister Giancarlo Favarin predilige, e migliorarla con l'innesto di qualche pedina. In entrata le attenzioni sono rivolte principalmente sull'attaccante, ma potrebbe arrivare anche un centrocampista. Per il reparto avanzato piacciono in particolare Diogo Tavares del Catanzaro, Michele Paolucci del Catania, che tuttavia non sembra convinto di lasciare il club etneo, e Caio Decenco del Trapani, team che milita in Serie B. Sul fronte uscite invece dovrebbero lasciare il club federiciano principalmente i calciatori in cerca di più spazio. Tra questi troviamo i giovani attaccanti Marco Valotti ed Ernesto Starita, da non escludere inoltre le cessioni di due elementi che fino ad ora hanno disatteso le aspettative. Trattasi del centrocampista offensivo Nicola Mancino, classe 84, e della punta 25enne Ahmed Fall.